Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Gli intellettuali affermano che la nostra epoca è quella del pensiero debole. Mettete al posto di pensiero la parola ideale, oppure valore, o aspirazioni, se preferite. Oggi ci troviamo a dover fare i conti con ideali, valori, ispirazioni deboli, nel senso che durano poco, non riescono a sollevarsi molto da terra e se per caso ci riescono ricadono in fretta. Ma esiste un pensiero che non sia debole e al quale ci si possa aggrappare come a roccia che tiene? Un pensiero, un messaggio che possa diventare convinzione vitale, che ci motivi, che ci ispiri nel nostro vivere quotidiano. Le letture bibliche di questa domenica, festa del Corpus Domini, non furono scritte in un'epoca di pensiero debole. E vi è una parola che si ripete in queste letture, alleanza, parola che esula dal nostro linguaggio abituale, ma al tempo in cui si scriveva la Bibbia non c'era al mondo legame più forte, più serio, più duraturo di quello espresso appunto dal termine alleanza. Ecco il sangue dell'alleanza, esclama Mosè mentre asperge il popolo e l'altare con il sangue di animali che erano stati sacrificati a Dio. E con quel rito, piuttosto rozzo se vogliamo, intendeva dire: guardate che tra Dio e voi ora scorre uno stesso sangue, voi siete consanguinei di Dio. Sì, ma era il sangue di animali quello. La consanguineità con Dio era più simbolica che reale. Con Gesù no. La sera dell'ultima cena, mentre porge quel calice da cui bere, dice: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza nuova ed eterna, versato per tutti. Se Gesù parla così, lui che è il figlio di Dio, vuol dire che il suo legame con noi è forte, è serio, è duraturo. Da parte nostra potrà anche allentarsi, così come possono allentarsi o addirittura disfarsi molti altri legami, ma da parte sua no. Nuova ed eterna alleanza. Parole scritte ormai con il suo sangue, e come parole di sangue le ascoltiamo ad ogni Eucaristia. Nessuno le potrà mai più cancellare. Sì, consanguinei di Dio noi siamo, grazie all'Eucaristia. È per questo che possiamo parlare a Lui con confidenza, come un papà, ma anche consanguinei di tutti i figli di Dio come noi siamo. Ecco perché possiamo guardare al nostro prossimo con atteggiamenti di fraternità. Cristo ha pagato con il sangue tutto ciò. È la sua Eucaristia che lo rende possibile. E la prossima domenica ci raduniamo per ringraziare, perché in un mondo di pensieri, di ideali deboli, c'è una certezza forte, una sicurezza intramontabile. Dio ci ama, ci amerà sempre, senza pentirsi mai. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.